Nel coaching interveniamo nei confronti di diversi elementi, nei confronti dei comportamenti, nei confronti dell'atteggiamento, nei confronti delle credenze, delle convinzioni limitanti e nei confronti anche dei pensieri. I pensieri, gli dobbiamo dare la giusta importanza ai pensieri, perché nei pensieri possiamo trovare l'origine di diverse problematiche, di diverse difficoltà. Infatti possiamo dire che esistono tre tipologie di pensieri, diciamo così, negativi che vanno cambiati, che possono condizionarci negativamente. E sono i pensieri negativi automatici. Sono una sorta di chiacchiericcio di fondo, una sorta di sottofondo musicale negativo. Lo riconoscete questo sottofondo, questo dialogo interiore che lo chiamiamo nel coaching. Quando per esempio siete alla guida o quando camminate da soli per strada, quando siete sovrappensiero, esempio di pensieri automatici negativi sono se avessi saputo, se avessi potuto, secondo me ho sbagliato a fare questo, chissà di male cosa mi comporterà quest'altro. Tutte queste elucubrazioni mentali, questo dialogo interiore appunto, non porta da nessuna parte, serve soltanto ad innalzare i nostri livelli di stress, ad innalzare la nostra tensione e a non farci vivere bene il nostro presente. Sono chiaramente pensieri che ci tolgono energia, che non fanno bene al nostro umore, al nostro modo di essere e possono chiaramente condizionarci in modo molto determinante. Accanto ai pensieri negativi automatici, che essenzialmente eliminiamo soffermandoci un attimo, notando questi pensieri negativi che ci stanno accavallando nella nostra memoria, nella nostra mente, fermandoci un attimo e analizzando uno a uno e dando il giusto valore a questi pensieri, notando che non servono a niente rispetto al nostro presente, a quello che stiamo facendo, a quello che stiamo vivendo in quel momento. Poi abbiamo pensieri, accanto ai pensieri negativi automatici, un'altra forma di pensiero negativo sono i cosiddetti presupposti non funzionali. Non funzionali, sono dei pensieri che assolutamente non hanno alcun valore, non hanno alcuna importanza. Sono molto rigidi come pensieri, come presupposti, e nascono spesso dai nostri condizionamenti sociali, culturali, dall'ambiente in cui siamo inseriti. Si chiamano presupposti perché sono appunto dei presupposti a un'azione, presupposti a dei comportamenti, presupposti a dei pensieri. Facciamo un esempio. Siccome sono una donna in carriera non posso avere figli. Questo è un presupposto ed è un presupposto non funzionale, tra l'altro assolutamente non veritiero. Siccome non ho superato questo esame sono un fallito. Siccome non ho raggiunto quel risultato allora non potrò mai avere successo. Come vedete, sono dei presupposti che non hanno alcuna logica. Il modo per superare, per eliminare questi presupposti non funzionali è innanzitutto notare la loro non funzionalità, non servono a niente. Secondo luogo, notare che non sono veri, non hanno una logica, non hanno una struttura di processo sensata. E poi, in terzo luogo, notare anche come questi presupposti limitano il nostro campo d'azione, limitano il nostro campo del possibile, limitando il nostro campo, restringendo la nostra possibilità di intervento. Invece è importante rendersi conto che al di là di questi presupposti c'è un mondo molto più ampio, un orizzonte molto più vasto. Quindi pensieri, presupposti non funzionali, pensieri negativi automatici. E la terza tipologia di pensiero negativo sono le convinzioni di fondo. Queste convinzioni di fondo sono molto più difficili da individuare rispetto alle altre forme di pensiero, sono spesso molto profonde, molto inconsce, nascono infatti anticamente, spesso nascono nell'infanzia, nell'adolescenza e sono credenze che muovono la nostra esistenza, caratterizzano la nostra esistenza. Sono convinzioni che ci portiamo dietro da tanti anni e sono difficili da cambiare perché per prima cosa sono difficili da notare, sono difficili da scorgere.
agiscono spesso a livello inconsapevole. Occorre fare un percorso per eliminare queste credenze e rappresentano la tua storia personale, la tua storia di vita. Un primo suggerimento che vi posso dare per poter cogliere, riconoscere e iniziare quindi a modificare queste credenze, queste convinzioni, quantomeno attraverso la consapevolezza, è quello di guardarvi indietro, guardare indietro la vostra vita e andare a vedere quali sono le storie che tornano, gli elementi che ritornano, quei passaggi che si ripetono rappresentano la vostra storia personale. Se c'è una trama che torna, che si ripete nella vostra vita, allora lì dietro c'è una credenza limitante, una credenza di fondo, una credenza madre, li chiamo io. Questa credenza caratterizza da un po' di anni la vostra vita. Ogni tanto ritorna, torna a farsi vivo, torna a essere presente nella vostra esistenza, va individuata e va cambiata, perché altrimenti finirà per ripercuotersi nel resto della vostra vita. Queste credenze prendono in mano la vostra esistenza e si rigenerano, si scrivono senza il vostro permesso.